Serata in pochissime parole. Si dica una cosa, io adesso non voglio fare, di solito con Marco devo fare pagliacciate, stasera non ho proprio voglia perché so perché siamo qui stasera. Siamo qui per aiutare i ragazzi dell'opera e i salesiani dell'Oratorio di Macerata, che mai non è dentro il cratere principale della zona rossa, della zona del centro Italia, però ovviamente ha molte strutture così inagibili, aule scolastiche, chiesa, eccetera, le aule dei gruppi scout, una colonia adussita, non vi lascio immaginare come sarà, però al di là di questo stasera siamo qui anche per dargli speranza, dopo avremo anche un modo di collegarci con loro, no? Saranno molto gioviali, saranno molto da oratorio salesiano e io vi invito veramente a fare il massimo questa sera con la vostra presenza, con la vostra partecipazione, se potete anche attiva, già ci siete qua e quindi avete fatto una partecipazione attiva, magari ancora di più, per riuscire a far tutto questo. Questa sera c'è un marasma di cose, quindi andiamo via, io vado via. Ciao Don Marco. Don Marco di voi che lo dica, comunque avete visto un'entrata, ci sono dei testi, dei libri, chi lo volesse acquistare, tutto ricavato va a favore dell'oratorio di Macerata. Partiamo subito, abbiamo 10 gruppi che si alterneranno qui sul palco. Un applauso a 5 giovanissime etuali, fanno parte del gruppo Non Solo Danza Sì, guidato dalla maestra Michela Bolli. Salutate quelli di Macerata, guardate di che belli che sono. Bravo Flaviano. Voi come siete? Spiegaci Flaviano, guardi i ragazzi, voglio sentire anche i ragazzi, voglio sentire. Ma proprio lì voi a Macerata, so che non siete nell'epicentro, nella zona rossa, com'è messa la vostra struttura, il vostro oratorio? Allora, la nostra struttura non ha solo un contaminato, si regge anche un piede, fortunatamente l'unico problema è che ci sono alcune stanze, molte stanze che al momento sono in più. E quindi ci arrangiamo un po' come possiamo, ascoltiamo più stanze per più attività, cerchiamo di convivere insieme e studiare in più. La situazione. Vedo Don Roberto dietro, ho studiato insieme, Don Roberto, mi senti Don Roberto, piacere. Don Roberto, salutalo. Abbiamo studiato insieme la crocetta, digli. Ciao Roberto! Ciao! Allora, la terza domanda ve la fa sempre Mario. Allora, vedo dietro di voi una bella immagine di Maria Auxiliatrice. Io penso che siate sotto la sua protezione, diteci qualcosa che sia di speranza, di gioia verso il futuro, anche in una situazione triste e difficile come quella che state vivendo ora. Ma siamo sempre qui, diciamo di nuovo. Ma siamo sempre qui, ragazzi, giovani, sempre avanti con grande speranza. Noi siamo qui per voi, continueremo il nostro lavoro e ci vedremo altre cose importanti per voi. Noi vi prendiamo il sospetto.
ascoltato, se no possiamo provocarvi. Ciao intanto, non volate il collegamento. E in tema di speranza, di gioia, abbiamo il coro dei Joy Singers, cantanti di gioia. Un bambino di Rivavena che praticava i Salesiani come sua casa, prima casa. La seconda era in Rivavena 921, ma la prima era i Salesiani. Un bambino che ha avuto Don Angelo Moraro come insegnante di religione al liceo. Un bambino che ha avuto Don Michelangelo come confessore, un bambino che ha avuto Don Italo Fonton come educatore. Allora è chiara l'emozione di essere su questo palco e presentare il libro di un sacerdote salesiano. Un ragazzo che aveva poi il Don Egidio che spaccava i biglietti al cinematografo e non